La storia di Sepang. Il re è nudo, è ancora il re, ma è nudo. Forse possiamo riassumere così quanto è capitato a Sepang domenica. In una precedente clip lo temevo. Rossi era nervoso, nervoso nella conferenza stampa dove si è sfogato contro tutto e tutti quelli che gli erano sullo stomaco facendo avvertimenti, nervoso nelle prove di partenza dove era passato tanto vicino a Lorenzo, anche se è stato negato, come mettere le cose in chiaro tramite anche questa volta avvertimenti e moniti un po' sinistri. La gara è andata nello stesso modo. Il dato di fatto è che Rossi ha usato il piede per liberarsi di un Marquez che non voleva fare il suo gioco, che forse semplicemente stava facendo la sua gara. Si è parlato di rallentamenti di Marquez a Rossi, ma nessuno è andato a vedere i tempi, quasi nessuno. Nei giri della bagarre Rossi e Marquez hanno girato uguale, chiaramente, e Rossi ha segnato i giri più veloci della sua gara, persino più veloci del resto della corsa quando Marquez non c'era più. Inoltre, vedendo le immagini, e molte cose sono incontestabili, Rossi fa un gesto a Marquez, poi lo aspetta, lo guarda e lo scalcia. Quindi la teoria della gamba sollevata dal contatto regge solo per chi vuole forzare le cose. La testata sul ginocchio poi si vede solo da alcune inquadrature, dall'onboard di Valentino non si vede, non è molto importante. Va aggiunto però il fatto che in occasione dell'episodio specifico Rossi la curva l'aveva già fatta e il duello lo aveva di fatto già vinto. Era stato più bravo. Sarebbe potuto andare via, ma ha voluto comunque infliggere una lezione al suo erede. Questo secondo me è la mia visione, chiaramente. Ne ho sentite di diverse. Il suo erede, per anni ci hanno detto che Marquez è l'erede di Valentino, addirittura gli apostoli del dottore hanno parlato della reincarnazione, i poster in camera, il modellino della moto, faceva comodo così. Solo ultimamente è divenuto un avversario prima, un problema poi, una persona scorretta ancora dopo. Da un momento all'altro. Prima pensavano che fossero tutti amici, che fosse una specie Marquez di principe regnante, paziente, in grado di aspettare altri 10 anni per salire eventualmente sul trono, visto che gli era stato annunciato, essendo lui l'erede. La realtà è che Marquez è veramente l'erede di Rossi, più di chiunque altro, e come erede si comporta. Vuole il suo posto, lo vuole subito e fa le stesse cose che Valentino ha fatto per anni ai suoi avversari. Biagi, Gibernau, Stoner, ci gioca, li ride, li disturba dentro e fuori dalla pista, li illude soprattutto, e in realtà ci va anche molto più leggero di come ci andava Rossi, che era pesante con gli scherzi, le gag, la mano armata del fan club, la stampa tutta compiacente, anche quella straniera fino a ieri. Dorna compresa, perché Rossi è stato, è e sarà, per fortuna nostra, di tutti, un patrimonio internazionale, una gallina dalle uova d'oro che però, per una volta, consentitemi, è stata pollo. Marquez ha inghiottito vari rospi negli ultimi tempi e fa quello che può per restituirli, come chiunque abbia uno spirito combattivo, e in più imita Rossi, vedi sorpasso al cavatappi dove è iniziato un trend, quello dell'impunità, che avrebbe dovuto essere fermato subito. Se pensiamo al dominio sportivo come a una dittatura di forza, e il dominio questo è, ossia esercitato con la forza agonistica verso gli avversari e non con il consenso, questa è la fine normale per un regno, qualora dovesse finire. Non conosco neanche un dittatore o un potente che sia caduto in piedi, o esilio, ritiro volontario, come molti campioni accade, o sconfitta durissima, spesso con le stesse armi utilizzate per anni per dominare gli avversari. È quello che sta accadendo, anche se Rossi vincerà come è probabile il mondiale. Soffermarsi sui dettagli psicologici dell'episodio o sul frame delle immagini è sbagliato, secondo me. È Webb della direzione gara, non può sapere quale fosse la psicologia di Marquez. La sanzione, le motivazioni sono un contentino alla Ponzio Pilato, secondo me. Personalmente penso che sarebbe dovuta essere bandiera nera o ride through o penalità, ma qualcosa di concreto subito, che chiudesse la faccenda subito lì, per far giocare a Valencia tutti alla pari. E tanti piloti l'hanno detto, chiunque altro avrebbe avuto bandiera nera, chiunque altro avrebbe avuto una penalità concreta. La realtà è che per tutti arriva il momento di lasciare il posto, quando sarà.
a volte più dolci, a volte meno. E, insomma, raccontare le cose in modalità comoda non serve a nessuno se non a chi ci guadagna sopra dei soldi. Non i tifosi sicuramente. Il gesto di Rossi, ho sbagliato qualche giorno fa, non è stato come la testata di Zidane a Materassi, i contesti sono diversi, è stato molto più simile al morso di Tyson a Holyfield, la sensazione di non farcela, di non essere sicuro di farcela, è l'attribuzione delle colpe tutte a qualcun altro. Purtroppo assistiamo ad una presa di potere di un regime dell'informazione che non ha vergogna. Immediatamente dopo l'incidente abbiamo ascoltato cose plausibili, poi lo scusificio si è messo all'opera e si è passati dalle colpe di Rossi alla provocazione fino alla messa in dubbio dell'incidente, addirittura alla conseguente inversione delle responsabilità, addirittura ritrattazioni dopo 24 ore, qualcosa di molto simile al tengo famiglia. Purtroppo, lo diceva l'oscuro Goebbels, uno che non vorrei citare mai, se racconti una bugia tre volte diventa una verità. Lorenzo non è mai andato in Race Direction a lamentarsi e non c'è alcuna alleanza spagnola, dato che Rossi è un patrimonio d'Orna a tutti gli effetti, è entrato nel tritacarne poi alla fine anche Lorenzo, colpevole di essersi reso conto che Sky Italia non fa esattamente un gioco super partes. Cattivo anche lui. Iannone invece è una ex merda, infangato la settimana scorsa, poi ripulito in conferenza stampa in fretta e furia perché ci si è resi conto di aver esagerato, perché pur sempre un italiano serve a far da cavaliere contro una santa alleanza che non c'è. A Iannone viene chiesto di fare un gesto estremo di sacrificio, compaiono sul suo social le foto con Valentino, tutto molto strano. Chi è stato in Spagna e ha letto i giornali qualche volta sa che i tre spagnoli non sono alleati nemmeno per niente. Uno è mallorchino, Lorenzo, meno amato forse in Spagna per tanti motivi. Gli altri, due catalani, si odiano a morte e si dividono la stampa iberica settimana per settimana, se la lottano e se la combattono pagina per pagina, weekend per weekend. Non si aiuteranno mai. Si sarebbero mai aiutati Melandri, Biaggi, Rossi, Dovizioso? Ecco, adesso avete un'idea. Non esiste alcuna santa alleanza, anche perché Dorna guadagna con Rossi più di quanto tira su con quei tre messi insieme. E Speleta mi disse in un'intervista nel 2012-2013, Rossi è un patrimonio di Dorna e dobbiamo farlo durare il più possibile. C'è il video registrato, senza mezzi termini. E anche ci fosse un'alleanza a Valencia, sarebbe uguale a quella di cui ha usufruito Capirossi nel 90 con Gresini e compagnia a fargli da paggetti. Ma forse neanche così, perché questi tre hanno un carattere, un carisma, aspettative e aspirazioni diverse da quegli altri tre. Torniamo al risultato dell'informazione. Fa anche che perdono la testa in loco, nel circuito, minacciano botte, entourage che perdono il controllo, tifosi che fino a ieri minacciavano Iannone, gli chiedono di fare pulizia etnica in griglia, minacce a Lorenzo, a Marquez, mentre Pedrosa ha già avuto la sua razione la settimana precedente. Persino Biaggi diventa bersaglio in questi giorni, non si sa, Biaggi è sempre Biaggi, torna buono sempre. Basta un'illazione, una moviola giudicata un po' così, una dichiarazione ammiccante e le masse partono così, come i topi del pifferaio magico. Le colpe delle informazioni sono queste. In un film di Alberto Sordi si diceva la folla è femmina e ama farsi fottere, anche la tifoseria. L'ultima, quella di dare spazio e voce ad una protesta bambinesca di Valentino, a cui forse non crede neanche lui, che addirittura metterebbe in dubbio la sua partecipazione a Valencia. Ne è scaturita persino una petizione per chiedere la cancellazione della penalità che lo vedrà partire dall'ultima casella. La gente crede di avere veramente un'influenza su queste cose qui, la stampa che glielo lascia credere, per dare un ruolo a queste persone che nessun ruolo in realtà hanno, se non quello di pagare. Il tutto mentre il direttore dell'unico settimanale motociclistico italiano Motosprint, finalmente in declino inesorabile perché questo merita, chiama Marquez carogna in diretta radiofonica.
il piatto è servito e siamo solo al giorno dopo la gara. Per Valencia vedremo confezionate almeno 5 tesi, tutte a favore di uno, tutte contro gli altri che non sono lui, tutte diverse ma tutte di uno stesso tipo, in modo che ognuno possa immedesimarsi in quella che gli fa più comodo, con l'unico denominatore comune di andare dove fa comodo all'informazione, al ticket, ai pay per view, agli abbonamenti, ai weekend, agli sponsor e a tutto quello che è legato ad un evento tirato per le lunghe il più possibile, nella modalità più scenografica che fa comodo a tutti. Per quanto riguarda il campionato è pretattica, è tutto tranne che chiuso, chiunque se ne accorge. Sulla mia pagina ho pubblicato il prospettino delle probabilità e Rossi, pur partendo dall'ultima casella, ha qualcosa come più del 75% di possibilità a suo favore. Partirà ultimo, farà 10 slalom fra 10-12 moto inferiori, in due giri sarà quinto e sarà come partire nelle posizioni in cui è partito per tutto il campionato tranne 2-3 casi. E tutti staranno attenti giustamente a non nuocergli per non finire nel tritacarne di cui hanno già avuto ampia dimostrazione, come in quelle giornate in cui qualcuno viene e ti fa vedere come funziona un aspirapolvere. Ovviamente qualcuno lotterà, ma a fare i selvaggi, a sgomitare veramente, saranno in pochi. C'è stato un avvertimento personale, un avvertimento mediatico, un avvertimento sulla pista e ci sarà il warning della donna che inviterà a questo famigerato fair play. E alla fine a Lorenzo tocca solo vincere e Rossi non deve arrivargli troppo lontano, questa è la realtà. Poi si potrebbe parlare anche di Yamaha e delle preferenze mostrate verso una parte sola del box per convenienza, ritorni, ricorsi storici, sede del team, eccetera, tante di queste cose, ma sarebbe complottismo e di cose non concrete, ne sono già state raccontate anche troppe.